vedete? La stessa storia, tutte le settimane. Ma non hanno il permesso. La pesca delle balene è vietata, non è vero? È regolamentata, certo. Tuttavia, noi giapponesi siamo molto astuti. Infatti cacciamo le balene per scopi scientifici e ciò è permesso dalla legge. Ma non è affatto necessario ucciderne così tante. Andiamo. Al massimo una balena, se è davvero indispensabile per la ricerca. Questo lo sappiamo tutti, ma la loro carne è molto richiesta sul mercato e verrà pagata a buon prezzo. Allora, imbrogliamo. È una cosa terribile. Che rabbia se penso che si tratta di una specie a rischio di estinzione. Andiamo, voglio mostrarvi un'altra cosa. Sono delle focene. Senza dubbio le hanno comprate in mare, probabilmente da alcuni pescatori russi. Come delle focene? Ma tutti ormai sanno che la pesca giapponese ha già distrutto i tre quarti di questa specie. A quanto sembra vengono vendute come carne di balena. Non c'è nessuna differenza di gusto. E non si può fare proprio nulla per impedirglielo. La Commissione Baleniera Internazionale ha cercato di vietare questa cosiddetta pesca scientifica, ma il Giappone ha minacciato di non rispettare più le altre regole di pesca. Come vi ho già spiegato, la Terra era l'unico pianeta dell'intero sistema solare a possedere dell'acqua e dei mari. Per rispondere alle vostre domande, diamo un'occhiata da vicino. Come ricorderete, ci sono voluti centinaia di milioni di anni, probabilmente più di un miliardo, per arrivare a questi oceani piovuti dal cielo e che ricoprono il 70% della superficie del globo. E si potrebbe sapere perché il mare è salato? I vulcani in eruzione durante tutti quegli anni attualmente non sono più attivi, dico bene? Ti sbagli! Non dimenticare che i terremoti nel mondo sono molto frequenti. Beh, sulla Terra di certo, però sui fondali marini? Anche lì succede la stessa cosa che sulla Terra. Inoltre, le eruzioni sottomarine possono causare dei danni terribili. Prendete i tsunami. Le loro onde sono alte 30 metri e viaggiano alla velocità di un jet, abbattendosi e distruggendo interi agglomerati urbani. Sono generati da eruzioni vulcaniche sottomarine o in alcuni casi da scosse telluriche. Va bene, adesso ho capito, ma non ho ancora risposto alla domanda che le ho fatto prima. Si può sapere perché l'acqua del mare è salata? Uffa, nessuno mi vuole mai dire niente. Sta molto attento, ora ti darò la spiegazione. I vulcani emettono anidride solforosa e altri gas tossici. Questi, mescolati al vapore acqueo, ricaddero sotto forma di pioggia acida sulle rocce già ricche di sodio. Col tempo il mare tumultuoso, infrangendosi con forza sulle rocce, le erose fino a trasformarle in polvere di sale. Ma per salare un volume d'acqua simile ci è voluto molto tempo. Come vi ho appena spiegato poco fa, probabilmente un miliardo di anni. Eh sì, questa è davvero una cifra enorme. D'altronde i nostri oceani sono molto grandi e anche profondi. Mi pare d'aver risposto alla domanda. Quindi quelle enormi quantità di sale si sono sciolte nell'acqua per sempre. È un vero spreco, no? Oh, puoi stare tranquillo. Alla fine troveremo il modo di recuperare quel sale, non è così? Beh sì, ad essere sinceri, l'abbiamo trovato parecchio tempo fa. Direi sin dalla preistoria, in cui rappresentava un importante mezzo di scambio commerciale. E oggigiorno possiamo recuperarne quanto ne vogliamo. Basta lasciare evaporare dell'acqua marina dentro le saline. Vedete? Il sale rimane lì e si raccoglie facilmente. Avrete avuto modo di vederlo in Camargue, in Bretagna o in altri posti. Non è vero? Non capisco. Com'è che si fa per riempire quelle saline, maestro? No! Oh, eccoli finalmente! Di ritorno dal Giappone! Evviva!
ci racconteranno il viaggio. Ciao! Bentornati! Siamo felici di rivedervi. Com'è andato il viaggio? Allora, raccontate. È stato pericoloso, eh? Mio fratello non c'è. No, ci ha detto che aveva un servizio interessante da fare. Su, ora lasciate che riprendano fiato, poi di certo ci diranno tutto quanto. Sai, ammiriamo molto l'impegno dei giovani e vi aiuteremo. Le navi che riversano in mare i loro carburanti tossici inquinando le coste normalmente cercano di farlo a una certa distanza in maniera da non essere avvistati. Questa ci è stata segnalata a 50 miglia dalla costa. Dobbiamo coglierli in flagrante prima che lascino la nostra giurisdizione. Arriveremo tra pochi minuti. Qui XXOL, stiamo sorvolando il degassamento. Ora ci avviciniamo. È una petroliera di 30.000 tonnellate, bandiera delle Bahamas. Posizione 42 miglia dalla costa, 45 gradi nord-ovest. Passo e chiudo. Ok, ricevuto. 42 miglia, 45 gradi nord-ovest. Potete rientrare. Ci pensiamo noi. Le motovedette della Guardia Costiera sono partite con noi. Stanno arrivando. Aspettavano che localizzassimo la petroliera. E questa volta i responsabili dovranno pagare. Ah, ma che farabutti, guarda un po' che cosa stanno facendo. È il loro stratagemma. Se li scopriamo, cercano di sbarazzarsi delle prove. Spiacente per voi, ma questa volta non funzionerà. Guardi, arrivano i rinforzi. Molto bene. Sono i nostri. Possiamo rientrare. Grazie dell'aiuto! Tranquilli, li abbiamo in pugno! Appena un secolo fa, c'erano dalle 250 alle 300.000 balene blu solo nei mari del sud. Creature placide e meravigliose, di oltre 130 tonnellate. Catturarle era un gioco da ragazzi e nei mari del nord lo fecero senza alcun ritegno fino a 30 o 40 anni fa. Pensate che le navi officina della sola Norvegia uccisero 30.000 balene in un anno, quasi 100 al giorno. E continuano ancora oggi. Così, di fronte alla diminuzione di certe specie, sono stati introdotti divieti e restrizioni. Ma chi li ha rispettati? Ci si è resi conto un po' troppo tardi che le navi russe continuavano la caccia alle balene, nascondendo l'attività illecita sotto banchi di nebbia artificiale. Sfortunatamente, i giapponesi li pagavano bene per questo. E così 80.000 balene sono state sterminate in questo modo. Ci è voluto molto tempo per rendersi conto che queste specie erano ormai in via di estinzione. E quanti di questi splendidi esemplari sono rimasti? Circa un migliaio, forse? Fa soltanto 3 su 1.000. Bel risultato, non ti sembra? Allora si sono concentrati sulle balenottere, esemplari di 6 o 7 tonnellate, e i risultati sono i seguenti. Erano 500.000. Oggigiorno ne restano a malapena 20.000. In poche decine d'anni è scomparso il 95% di questi splendidi animali. I norvegesi, i russi e anche i canadesi continuano a cacciarli, nonostante queste specie siano protette. Pensate, persino l'Islanda ha ricominciato a cacciarli. E questo... con il pretesto di studiare il loro regime alimentare. Scusa a cui peraltro nessuno crede. Anche i tonni sono a rischio di estinzione. E pensare che si riproducevano così bene nel Mediterraneo. Questo perché la loro pesca si è moltiplicata di 30 volte dal 1900. Ma cosa possiamo fare se denunciare il fatto non è abbastanza? Allora avete qualche idea? Quello che abbiamo visto in Giappone non è incoraggiante. Beh, io un'idea ce l'avrei. Perché non facciamo come Paul Watson? Paul Watson, dici? E si può sapere chi è? Era un coraggioso capitano della Guardia Costiera canadese e poi un ufficiale svedese. E ai tempi in cui tutti parlavano di salvare le balene, senza fare nulla, lui ha deciso di agire. Con i suoi uomini e la sua nave è andato a fermare le baleniere in piena notte. È riuscito ad affondarne 8 o 10!
e ha persino fatto esplodere delle fabbriche che trattavano l'olio di balena. E quelli non hanno potuto denunciarlo, dal momento che stavano infrangendo la legge. Molto divertente, non è vero? Ecco cosa dobbiamo fare! Forse potremmo trovare una soluzione un po' meno drastica. E se non mi sbaglio è stato lui a dipingere i piccoli di foca di rosa. Così nessuno poteva usare le loro pellicce. Come mi sarebbe piaciuto essere là insieme a loro. Mi ci vedo già. Capisco bene perché ti piace giocare al pirata. Se avessi la tua età, forse ti accompagnerei e potremmo condividere la cella insieme. No, credo che sia molto meglio imparare a rispettare il mare, ma ne riparleremo. Pierrette ci ha spiegato che fino a pochi anni fa c'erano ancora un gran numero di balene. Come mai nessuno le cacciava? È strano, erano una preda facile. Tuttavia, all'epoca la gente aveva una gran paura di questi animali e temeva anche il mare. Allora l'uomo non pescava? Ma certo che sì, però fu solamente con l'avvento dei romani che ci si avventurò a pescare in mare. Solo con i romani? E perché non con i greci prima? No, perché i greci temevano le divinità del mare. Non vi ricordate di Poseidone? Questo potente dio che poteva scatenare le tempeste. Ma non è tutto. I greci temevano anche le sirene, il cui canto stregava i marinai. Plinio il Vecchio, nonostante fosse un saggio, affermò l'esistenza di piovre gigantesche con tentacoli lunghi 9 metri, in grado di affondare le navi. Si trattava solo di mostri straordinari, che però popolarono la fantasia dei navigatori fino al XVII secolo. Date un'occhiata a una mappa dell'epoca. Anche le balene suscitavano un gran timore nell'uomo. Ora sentite un po' come il letterato e arcivescovo di Uppsala descriveva queste affascinanti creature. Una massa gigantesca e terrificante, una vera montagna. Ma si può sapere come sono fatte le balene? Hanno una bocca spaventosa con 2 enormi file di denti, proprio come le più selvagge e temibili specie di carnivori. E ciascuno dei loro occhi, al posto delle ciglia, possiede 250 corni appuntiti che abbassa come un porco spino pronto a lanciarsi sulla sua preda. E in un istante il suo sguardo infuocato vi trapassa. Che cosa davvero? L'uomo ha cominciato a cacciare le balene solo 2 secoli fa e guardate con quali metodi. Fate attenzione. C'erano reti da posta derivanti e nemmeno fucili lanciarpioni adatti o navi officine. Scusa, Pierrette, ma quello che ci hai spiegato prima riguardo all'estinzione delle balene vale anche per i delfini. Questi splendidi animali, dotati di una notevole intelligenza, non sono risparmiati. Le reti da posta derivanti dei motopescherecci intrappolano ogni anno circa l'8% di questi esemplari. Dei 100.000 di 20 anni fa non ne restano che qualche migliaio. Ma quello che dice Sophie non vale soltanto per le balene e i delfini, ma anche per tutti i pesci di grossa taglia, come squali, balenottere, tonni rossi oppure storioni che si ritrovano impigliati nelle reti. Avete ragione tutte e tre, ma non lo sapevate che le reti da posta derivanti sono state bandite? Sì, maestro, ma vale solo per la pesca dei tonni e dei pesce spada e non è sufficiente.
Beh, io conosco un metodo per evitare sprechi nei prodotti del mare. Ora ascoltate, vediamo. 300 miliardi di tonnellate di plancton vegetale sono mangiati ogni anno dal plancton animale, mangiato a sua volta da 100 milioni di tonnellate di gamberetti o krill, i quali a loro volta saranno mangiati dai pesci, che pescati forniranno dai 3 ai 4 milioni di tonnellate di cibo, 600.000 volte in meno che la materia di partenza. Se noi prendessimo una parte da questi gamberetti, otterremmo proteine a sufficienza per tutti. E questo non inciderebbe sulla capacità riproduttiva di queste specie. Allora, che ne pensa, maestro? Sarebbe un piccolo prestito dalla catena alimentare degli abitanti dell'oceano, ma in effetti non causerebbe un buco così enorme e quindi mi sembra una buona idea. Ci ha appena parlato di una nuova normativa sulle reti da posta derivanti. Maestro, ma i pescatori la rispettano? Ma diciamo che la maggior parte delle volte questo avviene. Dire sempre non è possibile, perché in effetti non esistono i mezzi per poterlo verificare. Ma come possono avere una speranza questi pesci, viste le dimensioni delle reti? Considerate che, nonostante queste reti siano enormi, oggi la quantità di pesce pescato non è abbondante, perché i mari non ne possono più. Pensate, in 50 anni sono passati da 20 a oltre 100 milioni di tonnellate pescate ogni anno, quindi i mari si svuotano. Beh, sapete, stavo pensando che potreste visitare uno di questi moderni motopescherecci. Osserverete i suoi metodi di pesca da vicino e sono certo che prenderete spunto per un articolo interessante. Che ne dite? Sì! Sì, bello! Forza, andate a vestirvi e poi ritornate qui. Io penserò ai preparativi. Su, sbrigatevi, ci stanno aspettando. Lo skipper sa cosa deve fare. No. Guardate, è enorme! Benvenuti a bordo. Questo sì che è un vero motopeschereccio. Non assomiglia minimamente alla nostra bagnarola. Wow, guardate che splendore, che equipaggiamento! Allora, ciurma, avete voglia di farvi un bel giro? Coraggio, venite insieme a me. La cabina di controllo dovrebbe interessarvi. Impressionante, non è vero? E quello cos'è? Quello è il nostro sonar. Emette onde e rileva echi segnalando ostacoli oppure banchi di pesci. E dove si trova il trasmettitore? È a prua, sotto questa nave. Ma sì, certo. È la tecnica usata dalle navi da combattimento durante la guerra per individuare i sottomarini. Questo qui è il nostro contatto satellitare e... Rilevato grosso banco di pesci a 12 miglia nord-est. Tra non molto dovrebbe essere visibile sullo schermo. Ma queste informazioni... Oh? Chi le invia, capitano? Beh, l'elicottero, ovviamente, che ci aiuta a localizzare i banchi di pesci. Troppo facile. Non è più pesca quella che fate qui. È produzione industriale di specie viventi in pericolo d'estinzione, a cui non lasciate alcuna possibilità di riprodursi. Ma fammi il piacere. Guardate qui che precisione. Wow, che tecnologia, che organizzazione. Di sicuro prenderete una quantità enorme di questi pesci. Fino a 30 tonnellate in una sola volta. 100 per ogni battuta. Ma venite con me e vi mostrerò come si fa. Scusi, ma quella rete è davvero gigantesca. 60 chilometri di lunghezza, ma non dirlo a nessuno, siamo intesi? Grande quanto una contea, ben 6 volte la larghezza di Parigi, ma aspetta di vederne il contenuto. Attenzione! Guardate laggiù, state catturando 3 delfini! E allora? Aprite subito quella rete e lasciateli liberi in mare. Esattamente! Non ho nessuna intenzione di aprire la rete, altrimenti metà della mia pesca andrebbe persa. Ascolti, lascia andare immediatamente quei delfini in mare. Sono una specie protetta e pescate con reti grandi sicuro e a maglia piccola. E questo è assolutamente vietato. State distruggendo i pesci piccoli che un domani potrebbero servire da cibo per tutti. Lo capite? Ma chi vi credete di essere per darmi dei consigli?
Siete soltanto dei piccoli mocciosi. Sentiamo, chi rappresentate? Beh, noi siamo quelli che un giorno dovranno sopravvivere nel mondo che voi ci lascerete. Cosa? Ma io... Noi siamo gli amici della Terra, che persone incoscienti come lei stanno contribuendo a distruggere. D'accordo, state calmi. Aprite le reti e liberate i delfini. Coraggio, cercate di darvi una mossa. Certo, capitano. È così che distruggiamo quello che produce il mare. Il 50% dei pesci viene sprecato. E ormai non potranno più né crescere né tantomeno riprodursi. Beh, ma che cosa possiamo farci? Te lo dico io. È nostro dovere lottare per imporre una misura più ragionevole delle reti, con maglie molto più larghe. E così i pesci piccoli potranno scappare. Ma soprattutto bisogna ridurre il numero di navi e anche la quantità di quello che pescano. I provvedimenti sono già stati presi, ma come avete visto non vengono affatto rispettati. Anche i piccoli pescatori non condividono le limitazioni. Ed è comprensibile, le loro famiglie vivono grazie alla pesca. Ma stiamo lottando anche perché possano sopravvivere in futuro. Altrimenti presto non avranno più nulla da pescare. Giusto, il mare equilibra la temperatura sulla Terra. Assorbe metà dell'anidride carbonica, nutre l'umanità e in cambio lo inquiniamo e ne saccheggiamo le risorse. Quando penso a quello che ci dona, 800 piattaforme estraggono petrolio dal mare. Le sue maree e le sue onde producono energia. L'acquacoltura potrebbe fornirci il 50% del fabbisogno di pesce e milioni di tonnellate di metalli preziosi coprono i suoi fondali. Rame, ferro, cobalto, nickel. E per quello che riguarda la pesca abusiva, è d'accordo con i nostri obiettivi, maestro? Beh, penso che siate sulla strada giusta. Diminuire la misura delle reti, allargare lo spazio tra le maglie, ridurre le quantità di pesce consentite. Non posso che essere d'accordo. Però esistono delle etichette che garantiscono una pesca sostenibile. Cercatele e scegliete quando potete. Perché assicurarsi che non venga pescato più di quanto il mare è in grado di produrre non vi sembra semplice buonsenso? La terra chiama.